corti, lunghi, spessi, sottili, lisci o ricci. Tutti abbiamo i capelli. E mentre tutti abbiamo la roba che ci cresce in testa, alcuni di noi sono più bravi di altri a gestirla. Ecco perché abbiamo raccolto alcuni dei nostri consigli tricologici preferiti per renderti la vita un po' più facile. Ma attenzione, alcuni di questi consigli richiedono un po' di pratica prima di diventare perfetti. Un altro giorno, un'altra lezione, è sempre così? Ma sbaglio, quegli zaini sono uguali. Cavolo, non l'avrei comprato se avessi saputo che l'aveva già qualcun altro, stupido zaino. Oh. E sembra che qui frequentiamo tutti la stessa cartoleria. Del resto dicono, l'imitazione è un complimento, giusto? Ma non vedi che mi sono fatta i capelli come i tuoi? Ah, adesso basta, non ce la faccio più. Magari non posso comprarmi uno zaino nuovo, ma posso fare qualcosa ai capelli almeno per oggi. Metti i capelli in una coda di cavallo, prendi delle piccole ciocche e avvolgile attorno alla riccia capelli. Adesso tieni così per circa 10 secondi. E prima di subito avrai dei bellissimi ricci. Oh sì, Lana, stai benissimo e hai totalmente cambiato look. Ok, riproviamo, che ne dici? Oh wow, i tuoi capelli sono bellissimi! Come hai fatto a farli così in fretta? Oh beh, sai, fai un ricciolo qui, un ricciolo lì. Ogni ragazza sa che cambiare acconciatura significa sentirsi completamente nuova. La doccia ti rimette al mondo, ma asciugarsi i capelli è una vera rottura. Diamoci da fare. Con i capelli così lunghi ci vogliono ore per asciugarli. Ah, che bella giornata! Wow! Ehi, che freddo! Oh beh, a dirla tutta, questa busta mi potrebbe proprio servire. È perfetta per asciugare i capelli. Basta legarne una sopra la testa in questo modo e poi fare un buco con le dita. E prima di subito i capelli saranno asciutti. Wow! Questo trucco funziona! La matematica richiede molta concentrazione. Gah! Lily, occhio a tutti quei capelli! Non l'ho fatto apposta, lo giuro! Avere i capelli lunghi è una vera sfida! Aia! Ho rischiato di rimanere calva! Mi sarei dovuta fare una coda di cavallo! Occhio a quella matita, Lily! Che male! Ora basta, devo fare qualcosa, e adesso? Ora dovrei riuscire a concentrarmi. Beh, anche no. Oh, Lily, hai fatto un bel casino! Ecco, trovato! Ho un elastico che posso darti! In realtà penso di avere un'idea ancora migliore. Inizia con una coda come questa. Quindi attacca la matita tra i capelli. Prendi due ciocche dalla coda in questo modo. Quindi capovolgile intorno alla matita. E inizia a fare una treccia. E mentre continui a fare la treccia, raccogli altre ciocche. E non dimenticarti dell'altro lato. E poi, quando arrivi in fondo, continua a fare la treccia e alla fine metti un elastico. Un piccolo elastico, è perfetto! Wow! Tira fuori la matita e guarda che capolavoro! Non dimenticarti di infilare i capelli sotto. Questa sì che è un'acconciatura degna di Instagram. Sono proprio fighi, devo ammetterlo. Ragazze, occhio, siete a scuola! Non farli cadere, non farli cadere! Ecco qui. Ok, cominciamo con una buona dose. Oh sì, bella liscia, stupenda! E adesso dobbiamo avere delle belle ciglia lunghe. Vedi la magia?
E adesso? Un po' di colore sulle labbra è un must. Non è spettacolare questo colore? Fatti vedere, bellezza! Non posso dimenticare il profumo. Buono! E non posso dimenticarmi i capelli, ovviamente! O forse avrei dovuto! Non so se il calore aiuterà o no. Ah, è ancora peggio! Sembro un leone infuriato! Oh. Facciamolo! Ok! Continuano a crescere! Non c'è più niente da provare! Ma che è successo ai tuoi capelli? Tieni questa per un attimo? Devo mangiare la mia insalata! Ne vuoi? Aceto di mele! Ma certo! Versane un po' in testa e massaggialo come uno shampoo. Dovrebbe diventare tutto bello liscio. E quei nodi persistenti? Andranno via. Quella roba fa miracoli, vero? Guarda come sono lisci e setosi. Sì, sono una vera maga dei capelli. Ci vediamo dopo, ok? Tutto grazie a questo, eh? Chiunque abbia mai detto che le code di cavallo sono solo per le bambine piccole è un folle. Ma perché non cambiare un po' le cose? Ecco qui, piccoli chignon! Ma non rimangono ben fermi. Ti dispiace se mi metto a piegare? Questo bucato mi sta facendo perdere un sacco di tempo. Oh, a proposito, questi sono i tuoi. Io voglio solo dei piccoli chignon! È chiedere troppo, forse? Ehi, forse questi sono la soluzione! Hai dei calzini che non usi più? Prendi le forbici e taglia le punte. Ora prendi i calzini, arrotolali in questo modo. Continua fino alla fine. Ora è un piccolo cerchio. Beh, due piccoli cerchi. Vuoi ancora gli chignon, Betty? Passa il calzino tra i capelli e avvolgilo. Quindi continua a rotolare fino in cima. Mentre procedi, allarga i capelli. In questo modo il calzino non si vedrà. Wow, che fighi! Non hai più bisogno di questi calzini, non è vero? Ehi! Quelli mi servono! Ti sei mai chiesto come sarebbero i tuoi capelli con dei graziosi riccioli? Come potrei far diventare i miei capelli così? Va bene, è venuto il momento di provare questo look! Prendo questa piastra e la giro in questo modo... Non ha funzionato! Oh, cavolo! Condividerò questo specchio, se non ti dispiace! Ehi! Pensi di poter condividere quella matita per gli occhi con me solo per un minuto? Capelli ricci, sto arrivando! Basta avvolgere una singola ciocca attorno a una matita sottile come questa. Poi con la mano libera, premi la piastra sopra i capelli avvolti intorno alla matita. Wow, guardate che roba! Un vero ricciolo! Presto potrai coprire tutta la testa! Cavolo, sei fantastica con i capelli così, Sofia! Oh, ed ecco la tua matita indietro, Lana! Wow, Sofia! Hai acconciato i tuoi capelli esattamente come quelli nella foto! E ora, senza ulteriori indugi, è l'ora del selfie!